Bisogna andarsene da Roma, c'è niente da fare. Questo è il paese dell'antichità, sono le droghe degli ingrati, non capiscono niente. Voi mettete Londra e Parigi, la Ville Lumière, lì è tutto illuminato. E da qualunque parte dei porti c'è un teatro. E il pubblico, gran classe. Lì quando sei qualcuno, sei veramente qualcuno, sai. Agasto, vedrai che verrà pure per noi. Ma che noi? Noi sempre a sto caffè qui aspetta la manna. Che ha ordinato, caffè con panna? Ma che panna? Allora? E allora portaci un caffè. Un po' lungo. Ho capito. I morti le fanno un caffè lungo in due, se sono sprecati. Non te la prende, Gastò. Verrà al momento tuo. Tu sei un grande artista. E vedrai che un giorno o l'altro sono sicura. Sì, intanto qui passano i giorni e non stiamo a lottare col pranzo e con la cena. Oh, ecco Micheli. Dove? Ciao, Micheli. Ciao. Faccia parlare. Ci aveva promesso una scrittura dal Cazzarre. Ah, oh, Gastone le vuole al Cazzarre, ma che dici? Ma che ci vuoi fare? Bisogna accontentarsi. Va. No, deve venire lui qua, che non mi conosce, sa chi so. Ma quello c'ha tante cose per la testa. Baci, Gastò, non ci avemo più una lira. Ecco il caffè lungo. Ti è pieno del caffè? Un goccio pure a te, è caldo, ti fa bene. Portami un vermouth. Ciao, Gastò. Scusi, mi davo scambiato per cameriere. Non faccio più il cameriere. Sono Gaston Lebeau. E beh, che c'è di male? Del resto abbiamo cominciato tutti così. E chi ti dice niente? Sono il primo io a dirlo. Gaston Lebeau ha cominciato facendo il cameriere. Più si è qualcuno nella vita, allora forte non ha cominciato facendo il meccanico. Che si vergogna a dirlo? La vita è una parabola, caro mio. Eppure erano bei tempi. Allora la lira era veramente una lira. Era guerra. A me lo dici. Vuoi bere qualche cosa? No, grazie, ho preso l'ora un caffè con panna. Scusami tanto, Gastò, ma c'è un sacco da fare con i contratti, i ripresari che non vogliono pagare. Il pubblico non va più al teatro. Il cinema ci ha fregato in pieno. Adesso non si parla che della Bertini e del Dolfo Valentino. A proposito, perché non vai alla Cines? Stanno girando un grande film storico. Con migliaia di comparsi, cristiani, gladiatori. Tu potresti far gladiatore. Te danno 5 lire al giorno e se piove che non puoi lavorare te danno 2. Senti, Gastò, io te voglio bene, anche perché quando tu hai potuto hai pensato a me. Non dubita che se mi capita l'occasione che te posso schiaffare da qualche parte... Ma che parte... Ma di che parli? Ma di chi parli? Il cinema, la comparsa, Rodolfo Valentino, buono quello che mi ha fregato pure le basette e lavora con sta faccia mia. Amica, ma che sta scherzando? Io sono venuto qui a salutarti, mica a domandarti quello che devo fare per guadagnarsi. Ma che te credi, che ci ho fatto? Ah, grazie a Dio ho mangiato proprio adesso, siamo venuti a mettersi a sede per piampo d'aria, un caffè, io e Mignonetta, la ricordi Mignonetta? Quando sta? Calma, Ciao. Ma sei un po' ingrassata. Sì, sta bene. E soprattutto sai che c'ha? È in gran forma. Già, si sa. La vita comoda, tranquilla. Oh, stavo pensando. Non ti meravigliate quello che ti dico, Michele. Volevo fare una sorpresa a Mignonette e un bel regalo a te. A me? Ma che me lo regalare? Una rantrella all'Alcazzare, io e Mignonette, con lo stesso numero che abbiamo debuttato. Te lo ricordi che è successo? E ancora non ero Gaston Lebeau, eh? Ma Mignonette pure non era quella che... Scusami, Gastò, ma è brava, tanto brava, ma l'anni passano per tutti. E poi i tempi sono cambiati. Ma che sta a dire? Ma non fai un salto di gioia per sta notizia? Ma che devo saltare? Ma che? Io devo lavorare. Hai capito che devo lavorare? Hai detto che mi vuoi bene. Amiche, io c'ho bisogno di lavorare. E vabbè, una settimana dal Cazzar te la faccio fa. Fatto. Fatto. È fatto. Oh, Gastò, a proposito, ce l'hai sempre il Frank. Il Frank? E quello non mi ha mai lasciato. Ma anche se volesse, andava. Che può fare senza di me? Allora? Non c'è niente da fare. È un amico. Non gli ho potuto dire di no. Ci tocca a lavorare all'Alcazzarre. Agasto,
Cameriere, un altro caffè.